E l'Asia par che dorma, ma sta sospesa in aria l'immensa, millenaria sua cultura. Francesco Guccini, adesso cinema. Avvicinare le distanze per aprire una finestra su un mondo che sembra tanto lontano a noi, ma che diventa sempre più vicino grazie soprattutto al cinema. Sto parlando del Far East Film Festival, la rassegna che quest'anno compie 16 anni, che ha come obiettivo portare in Italia il meglio del cinema popolare asiatico. Anche quest'anno tantissimi film, un focus sul cinema soprattutto filippino, grandi protagonisti. Protagoniste le donne, ma grande protagonista anche il pubblico, perché insomma qui al Far East Film Festival la forza sta proprio negli spettatori, spettatori come quelli che incontro qui adesso, che si girano e che bevono lo spritz. No, in realtà lui è l'esperto di cinema asiatico, è quello lì con gli occhiali. È quello lì, allora andiamo dall'esperto di cinema asiatico. Dicevamo... Beh, insomma, Far East Film Festival anche quest'anno ha portato il meglio della cinematografia, dov'è la telecamera? Il meglio della cinematografia del sud-est asiatico. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ogni anno si conferma un evento di un certo livello che migliora di anno in anno. E noi siamo romagnoli, veniamo tutti gli anni perché è una bella realtà ed è giusto che vada avanti. Il tuo film preferito quest'anno? Terror è quello che ci è piaciuto di più, guarda, praticamente è uno suspense thriller, una storia di tutta una serie di bombe, cose che esplodono, carino. Evviva il Parì! Cinematografia in ascesa che sforna fuori classe, che vincono ai festival internazionali. L'ultimo in ordine di tempo, il poliziesco cinese di Diao Yinan, Black Call di Nice al Festival di Berlino, e che produce pellicole popolari di generi che vanno dal romantico più mieloso all'horror più spaventoso, da milioni di incassi in patria ma anche all'estero. Il cinema asiatico piace sempre di più al pubblico italiano, anche grazie al lavoro che il Far East Film Festival di Udine fa da 16 anni, portare le pellicole migliori del sud-est asiatico sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Gli action e kung fu movies di Hong Kong, le epopee storiche cinesi, il raffinato, ironico ma anche orrorifico cinema giapponese, quello ad alto tasso di tecnologia della Corea del Sud e poi la Thailandia con i suoi spettri e fantasmi, Taiwan, la Malesia e le Filippine. 9 giorni di proiezioni, 15 le prime internazionali, 23 quelle europee e 2 le world premiere. La tendenza di quest'anno? Una ripresa della produzione del cinema filippino, che grazie alle tecnologie digitali e all'abbassamento dei costi per realizzare le pellicole hanno dato vita ad un circuito indipendente e di qualità. Il cinema giapponese, invece, sempre al massimo della forma, ha trionfato aggiudicandosi il Gesto d'Oro, l'ambitissimo premio assegnato dal pubblico del Far East a The Eternal Zero di Yamazaki Takashi, dramma storico sulla Seconda Guerra Mondiale, campione di incassi al box office nipponico. Alla Corea del Sud è andato invece il premio dei Black Dragon, una sorta di giuria di qualità, composta dai più affezionati al festival, presenti ogni edizione e ad ogni proiezione, con The Attorney di Yang Woo Seok, in cui recita la star del cinema coreano Song Kang-ho, protagonista anche del mega colossal apocalittico Snowpiercer di Bong Joon-ho, uscito nelle sale italiane qualche mese fa. Medaglia di bronzo al melo storico filippino Barber's Tale, ambientato negli anni 70 sotto la dittatura di Marcos, un inno alla forza e al coraggio delle donne, con protagonista una star del cinema delle Filippine, Eugenio Domingo. È una storia che parla di emancipazione femminile.
si possono vedere diversi personaggi femminili, così come la mia Marilou. Ma la cosa più importante credo che sia nella parte finale del film, quando si capisce che la vera forza le donne la conquistano quando decidono di lottare insieme. Loro provano a... No, ma vi sto raccontando tutta la storia. Però sì, si parla di emancipazione femminile. Ecco, ma diciamolo, anche al di là del film e del cinema, le donne sono più forti degli uomini. Chi vedrà questa intervista? Solo donne? Sì, la vedranno le donne, ma anche gli uomini. Io sono una donna, tu sei una donna, e mi dispiace, siamo più forti. Sono state proprio le donne le protagoniste di questa edizione del festival, sia come soggetto delle pellicole che come autrici e registe. Menzione speciale a Maria Sato, regista giapponese specializzata in horror, al FEF 16 con By Location, pellicola che guarda non tanto al J-horror, l'horror giapponese più classico, quanto a Hitchcock e all'Europa. Ci svela infatti di essere una grande fan di Dario Argento. Uno psicothriller in cui al centro della trama è il fenomeno della bilocazione. Doppi viventi che sono uguali agli originali, ma sono finti e non riflettono negli specchi. Un modo horror per affrontare il tema del doppio dello sliding doors. Che cosa sarebbe successo alla protagonista Shinobu se invece che continuare a dipingere avesse aperto la porta e incontrato il suo futuro marito? Che cosa può dare in più lo sguardo di una donna ad un genere come l'horror e il thriller? Forse una donna riesce ad avere un'impostazione più vivida, più cruda, perché siamo più emotive quando decidiamo di ritrarre qualcosa. Noi non ritraiamo l'evento in sé per sé, ma ritroviamo l'elemento emotivo e questo dà una maggiore intensità e produce quindi maggior paura. Va bene, esatto, io concordo con tutto quello che hai detto e adesso io incrocio le dita, tu fai un altro gesto che ho scoperto chiamarsi Omamori per insomma sperare che il film esca in Italia così che anche il pubblico italiano possa vederlo. Vabbè, sei un po' confusa tra l'incrocio, però è così, speriamo, evviva, grazie. Grazie. E per tutti gli appassionati del cinema asiatico, se non siete riusciti a passare a Udine, niente paura. A Firenze dall'8 all'11 e a Milano dal 13 al 15 maggio arriva il WA Japan Film Festival, con film d'essai, pop e manga. Eccoci qui con i supereroi del Far East Film Festival, Sabrina Maraccetti e Thomas Bertacca, insomma da 16 anni portare il meglio del cinema popolare del sud-est asiatico in Italia. Da cosa è nata l'idea? Voi siete stati i primi, tra l'altro. Sì, siamo stati i primi in Europa a raccontare che cosa succede dall'altra parte del mondo, dando soprattutto spazio ai film mainstream, ai film popolari, ai film che realmente il pubblico asiatico, nelle grandi metropoli asiatiche, va a vedere in sala. Una cinematografia che piace sempre di più al pubblico, voi insomma avete contribuito molto, no, nell'incrementare questo interesse, da voi sono passati nomi pazzeschi come Johnny To, Park Chan-wook, tra l'altro Park Chan-wook è venuto qua nel 2001, prima di Oldboy. Sì, prima di Oldboy naturalmente, con un film che si chiamava JSA e accompagnato Park Chan-wook da Song Kang-ho e abbiamo avuto Hideo Nakata, ma principalmente siamo riusciti in qualche modo ad essere il primo trampolino di lancio di nomi che poi hanno scalato le vette del successo. I Park Chan-wook e Johnny To di domani chi saranno? Facciamo qualche nome. E chi può dirlo? Ci sono sicuramente due film coreani molto interessanti, sono due action, uno è The Terror Live, che abbiamo presentato l'altro ieri, l'altro Cold Ice, che è un action, un remake di In the Sky, e che sono probabilmente i due film d'azione più interessanti che abbiamo visto a questo festival. Voi avete contribuito all'incremento dell'interesse nei confronti di questa cinematografia non soltanto attraverso il festival, ma anche attraverso la distribuzione, ovvero avete portato nelle sale italiane moltissimi film asiatici. Il prossimo sarà il colossal ironico giapponese Terme Rome. Sì, perché, ma soprattutto perché non capiamo bene l'hongkongese e allora volevamo vederli doppiati e l'unico modo per farlo era quello di comprarli e distribuirli noi in Italia, insomma. E devo dire che hanno avuto un buon riscontro, una parte insomma, rivolti al mercato cinematografico in sala, e quindi parlo di Departures, di Poetry, A Simple Life, In Another Country, Confessions, film che insomma restano nella storia del cinema asiatico. D'altra parte sono i film invece che sono rivolti al mercato televisivo e un video
di cui solo citerò solo Ip Man, perché Ip Man, che altrimenti sarebbe stato sconosciuto, adesso in Italia è conosciuto praticamente da tutti. A volte Hollywood ha rubato le idee al sud-est asiatico, no? Da The Ring a Oldboy, l'ultimo caso stava firmato da Spike Lee. Io vi chiederei, magari non so se questa domanda vi piace molto, però il remake che vi è piaciuto di più e quello che vi è piaciuto di meno? Allora, il remake che mi è piaciuto di più potrei dire Departed, ma è anche il remake che mi è piaciuto di meno, perché da un lato ero contentissima che Martin Scorsese avesse e Leonardo DiCaprio, che è stato il primo ad innamorarsi della sceneggiatura di Infernal Affairs, un film assolutamente importante per il cinema hongkongese della fine degli anni 90, dall'altro la versione americana non è all'altezza di quella hongkongese, non c'è nulla assolutamente da fare. Per te Thomas invece? Fermati un secondo, ma quanti c***o di altri remake ci sono, voglio dire? Cioè, remake, Final Fantasy e poi cosa c'è? The Ring. E poi? Poi tra l'altro mi hai rubato la risposta. Vabbè Thomas, ti aiutiamo noi perché anche noi abbiamo scelto i nostri remake preferiti e quelli che invece non ci sono proprio piaciuti. Quindi guardate con me il servizio e grazie mille, ci vediamo l'anno prossimo. Grazie. Ciao. Rendere appetibile ad un pubblico più ampio elementi altrimenti relegate ad un mondo culturalmente distante. L'arte del remake a Hollywood è nota dai tempi dei Magnifici Sette, ispirato sin dal titolo ai Sette Samurai di Kurosawa. Una pratica che punta ad adattare storie locali come quelle appunto dell'Estremo Oriente per un pubblico potenzialmente mondiale. Se sbagli il primo colpo, puoi non avere il tempo di sbagliare il secondo. Regola numero uno, nel remake conta l'appeal divistico. È il caso di un grande successo del cinema americano, la lettura in chiave autoriale con tanto di premio Oscar alla migliore regia firmata da Martin Scorsese dell'hongkongese Infernal Affairs, diventato The Departed, dove Leo DiCaprio e Matt Damon si fronteggiano in una storia di infiltrazioni poliziesche con un'intensa quanto travagliata lotta morale tra bene e male. La stessa lotta che domina nella logica di vendetta, con tanto di viaggio nel paese del sollevante, della sposa, la Uma Thurman protagonista di Kill Bill, ispirato come Pulp Fiction dal film hongkongese degli anni 80, City on Fire, di Ringo Lam. Mada! Inochigaru mono! Sore wa motte kaeru ga ii! Se ormai risaputo che Tarantino è un saccheggiatore indefesso della filmografia orientale, forse non tutti ricordano che quello della citazione è, in Italia, un casus belli. Per non aver pagato i diritti al suo similissimo La sfida del samurai, Sergio Leone, con Per un pugno di dollari, fu citato in giudizio per plagio dal maestro giapponese Akira Kurosawa. Gringo! Hanno detto che mi cercavi. Sei morto. Ma se alcuni remake diventano nell'adattamento occidentale film di grande pregio, non tutte le ciambelle riescono col buco, soprattutto in anni recenti, da quando Hollywood si è rivolta con grande frequenza alla piazza orientale per gli horror, capitanati da The Ring. Hai sentito parlare di quella videocassetta che se la guardi muore? Non è decisamente riuscito né Dark Water di Walter Salles, remake omonimo del film di Hideo Nakata, nel quale si perde la dimensione urbana e abitativa del Giappone contemporaneo, né The Eye, Two Sisters, né tantomeno Godzilla, di cui tuttavia un'ultima colossale versione made in USA è attesa a breve nelle sale, che hanno offuscato invece di riscattare i film originali. Tra questi anche il recente Old Boy, e poco importa che dietro la macchina da presa ci fosse Spike Lee, il pubblico continua a preferire la trilogia della vendetta di Park Chan-wook. Ti voglio raccontare la mia storia. Dovrei aspettare a morire. Tra i remake più discussi e controversi c'è senza dubbio quello firmato da un regista cult come Spike Lee di Old Boy, il capolavoro noir di Park Chan-wook, uscito nelle sale italiane qualche mese fa, alla fine del 2013. Io sono stata a Firenze in occasione del Korean Film Festival per intervistare Choi Min-sik, l'indimenticabile protagonista della pellicola originale, che ci ha rivelato che lui questo remake non l'ha nemmeno visto. Il
Su di me e sul mio modo di recitare il cinema italiano ha avuto una grandissima influenza. In particolare il neorealismo. Vittorio De Sica e il suo Ladri di biciclette, che descrive realisticamente l'Italia del dopoguerra. Vittorio De Sica, l'Italia del neorealismo. Preparo i personaggi soprattutto mentalmente. Mi svuoto completamente e poi divento una spugna per il regista. Il fatto di recitare sempre ruoli da cattivo purtroppo però mi porta a risvegliare la violenza che c'è in me. Io non sono una persona violenta, ma interpretare le parti dello psicopatico, dell'assassino, mi fa diventare violento. Cerco sempre di guardare i miei personaggi dall'esterno, ma non riesco. Divento una spugna e così dico parolacce o reazioni molte volte non giustificate. Faccio paura anche alla mia famiglia. Ritengo molto interessante che l'uomo possa essere sia buono che cattivo, che viva in queste due estremità. Credo che non esista una cattiveria per DNA, ma che ci sia sempre una ragione. Io generalmente provo empatia per i miei personaggi, non li giustifico, ma forse un po' li capisco. Eh sì, il cinema coreano è molto violento, ma credo che la vita reale lo sia molto di più. Nel prossimo film, che si intitola Lucy ed è diretto da Luc Besson, interpreto, tanto per cambiare, il cattivo. Avrei voluto per una volta interpretare il ragazzo simpatico che fa innamorare Scarlett Johansson, ma purtroppo sono il capo di un'organizzazione criminale che la insegue per ucciderla. Ma chi saranno i Choi Min-sik del futuro? Ce lo racconta il sempre attentissimo ai nuovi talenti Christian Mascheroni. Io intanto provo ad entrare a vedere il film. Secondo te ce la faccio? Certo, certo. Anche se c'è questa coda? Ma sì, va veloce la coda, ce la fa. Grazie, vabbè, ci vediamo dopo. Grazie. Ben ritrovati con il nostro appuntamento fisso di Talent Scout, che va sempre alla scoperta dei volti che un giorno diventeranno grandi star del cinema. Questa volta la nostra ricerca attraversa l'Asia, dove si stanno facendo notare alcuni giovani talenti corteggiati persino da Hollywood. È il caso di Fan Bingbing, per la rivista Forbes l'attrice cinese più famosa di questa generazione. In patria diventa nota a soli 17 anni, con un ruolo da coprotagonista in una serie TV che le apre la strada verso il successo. Il cinema si accorge subito di lei, grazie ad un fascino che mescola temperamento e dolcezza. Dopo diversi ruoli in commedie romantiche e film di azione, riceve il suo primo riconoscimento al Festival di Hong Kong nel 2006, come miglior attrice non protagonista, e il secondo come migliore attrice nel 2010 con Buddha Mountain. La sua fama accresce di giorno in giorno, a tal punto che quando il blockbuster Iron Man 3 esce nelle sale, aggiungono solo per il mercato asiatico una scena con Fan Bingbing. Un'occasione per lei d'oro, visto che ora sarà fra i protagonisti dell'attesissimo X-Men Giorni di un futuro passato, che la lancerà nel mondo. Lui invece è ritenuto uno dei sex symbol del cinema giapponese. Attore, cantante, modello, Kenichi Matsuyama, a soli 29 anni, è l'attore più eclettico dell'Asia, tanto da essersi meritato l'appellativo di Johnny Depp Made in Japan. Infatti i registi amano la sua capacità di passare dalle pellicole comiche a quelle fantasy, fino a quelle drammatiche, con estrema facilità, grazie anche alle sue doti vocali, che spesso sono richieste nel doppiaggio di film stranieri. Il suo ruolo più famoso è quello dello studente Toru Watanabe nella trasposizione cinematografica del bestseller di Murakami Norwegian Wood, produzione vincitrice di moltissimi premi che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo. Finiamo in bellezza con la musa di Ang Lee, Tang Wei, modella cinese, finalista Miss Mondo, che non solo buca lo schermo con il suo viso ammagliante, ma che convince con la sua bravura i critici e il pubblico.
è sconosciuta quando nel 2007 Lee la sceglie come protagonista del suo Colossal Lussuria, film ad altissimo contenuto erotico che provoca scandalo in Cina, dove lei viene bandita dalla televisione nonostante la vittoria a Cannes e numerosissimi riconoscimenti. L'attrice sparisce per 3 anni, per poi tornare nel 2010 con 2 film per i quali riceve recensioni sbalorditive e conseguenti premi internazionali. Ora è stata scelta da Michael Mann per il suo prossimo film, Cyber, dove reciterà al fianco di Chris Hemsworth e Viola Davis. Un debutto americano che, siamo certi, le darà occasione di splendere nel firmamento delle grandi stelle di Hollywood. E dal Paris Film Festival di Udine ci spostiamo un secondo per scoprire che cosa potrete vedere nelle sale questa settimana, a partire da Un fidanzato per mia moglie, un tripudio di nomi della televisione, Luca e Paolo, Ale Franz e Geppi Cucciari, per una commedia che parla d'amore ed equivoci. Simone, interpretato da Paolo, è il marito di Camilla. Geppi Cucciari, una speaker radiofonica trapiantata dalla Sardegna a Milano per amore. Camilla, senza lavorare, diventa isterica e intrattabile. Simone non ce la fa più, ma non riesce nemmeno a lasciarla. E allora cosa fa? Assolda il falco, ovvero un gigolò un po' attempato e incanutito, interpretato da un simpaticissimo Luca Bizzarri. Noi abbiamo incontrato tutte queste star italiane a cui abbiamo chiesto anche i loro gusti in fatto di cinema asiatico. Mi voglio separare. Dai, quasi pronto, vai a metterti il pigiama, ti lavi le mani e vieni a tavola. Ti voglio sparare. Geppi Cucciari, sempre più cinematografica, questa volta ti vediamo in Un fidanzato per mia moglie, tu sei la moglie, no? Un po' in una crisi, diciamo, a metà tra il sentimentale, l'esistenziale, l'economico. Esatto, tutte queste 3 cose. Fanno sì che questa donna, Camilla, abbia tanto tempo libero, troppo tempo libero, e che tutto questo tempo libero lo usi per, diciamo, rendere difficile la vita al marito. Questo suo cinismo ipercritico, che nella prima fase ce la fa sembrare vagamente intollerabile, in realtà poi nella seconda fase diventa lo strumento che lei usa per uscire dalla crisi, ritornare a lavorare e a sorridere un po' più in maniera più convinta, innanzitutto lei stessa. Secondo te oggi è più difficile innamorarsi e avere una storia che può durare nel tempo? Ma guarda, lo dice una che si è sposata a 40 anni, quindi insomma sì, ti dico che non è che sia così facile, diciamo, centrare questo obiettivo, però su quanto possa durare e quali sono i segreti per farlo durare un rapporto, in realtà dovresti farmi questa stessa domanda tra 30 anni, se io tra 30 anni, come mi auguro, dovessi avere lo stesso marito che adesso, ed è quello che desidero fortemente e mi impegno ogni giorno perché questo possa accadere. Guarda, per la prima volta, dopo mesi, io sono vagamente allegra. Non è che mi fai a pezzi e mi butti nel naviglio? No, promesso. Il rapporto col cinema in modo particolare non può essere soltanto legato a quello che tu desideri. In realtà niente, nella vita è solo legato a quello che tu desideri fare, ma anche a quello che riesci a fare e che ti si offre di fare. Quindi io spero che mi vengano offerte delle altre opportunità, ma io non riesco a parlare quando... Il massaggio cinese quanto viene? Non sopporto neanche gli uomini che fanno firmare alle donne le dimissioni in bianco quando le assumono. Poi forse mi dà anche fastidio il rumore della mia voce in questo momento, vero? In questa puntata, insomma, passiamo da Un fidanzato per mia moglie, un'altra cosa. Stiamo parlando di cinema orientale. Voi... Un grandissimo intenditore di cinema orientale, anzi, se vuoi magari dire 2 o 3 titoli del cinema orientale che più ti piacciono. Ma adesso guarda, non vorrei mettere in imbarazzo gli altri, quindi sai, la cultura a volte dà fastidio. Sì, sì, e sì. Quindi ora li penso e poi voi da casa dovrete indovinare quali sono i titoli che mi piacciono di più. Sì, di cinema orientale. Ecco, per esempio anche Ferro 3, che è un film invece con pochissime parole, io che invece le parole le amo molto, mi è piaciuto in modo particolare per quella sensazione di amarezza e vuoto che ti lascia quando finisci di vederlo. In generale amo molto Kinky Duke e tutti i suoi film. Cinema orientale è bello, eh? Cinema orientale. Beh, se Kinky Duke volesse fare la regia di un nostro film, sì, sarebbe... E del prossimo, va bene, sì, 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 volentieri. Possiamo anche suggerire il titolo. Kurosawa è vivo? No. Kurosawa no, 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 non è vivo. No. Se tu sei uno spione, uno a cui piace guardare la moglie, il mio lavoro finisce qui. Credo che tu possa considerarti già single.
appena iniziata è una settimana speciale per tutti gli appassionati della settima arte. In occasione della festa del cinema, dall'8 al 15 maggio, nelle sale di tutta Italia si possono acquistare biglietti a un prezzo di soli 3 euro. Un'occasione imperdibile per assistere in prima fila alle proiezioni dei film in uscita questa settimana. Quando mi chiedono perché lo faccio, di solito rispondo: perché no? Coraggio, determinazione e curiosità. Parte così l'avventura di Robin Davidson, protagonista dell'ultimo film di John Curran, Tracks. La pellicola, già nelle sale, racconta di un affascinante viaggio alla scoperta del deserto australiano, dove luci, colori e rumori trasformano questa lunga passeggiata in occasione di riflessione e in una profonda esperienza di solitudine. È molto facile perdersi, restare senza acqua, senza cibo. Di certo è più facile morirci che sopravvivere. È il momento di consegnare i vostri test. I toni della commedia e la forza espressiva del dramma si incontrano nel film The English Teacher. Qui l'attrice candidata agli Oscar Julianne Moore interpreta Linda Sinclair, un'insegnante di letteratura che affonda i suoi problemi sentimentali nel magico mondo dei romanzi. Dica quello che deve dire. Che razza di insegnante è lei? La sua vita viene scossa all'improvviso quando un giovane studente le chiede di rappresentare in teatro il romanzo che ha appena scritto. E proprio questa sarà per l'insegnante l'occasione giusta per riscoprire le vere emozioni della vita. Il finale fa schifo. Avevi detto che adoravi il finale. Ecco, a volte sbaglio anch'io. Ciao, cowboy. Arriva nelle sale Alabama Monroe, principale rivale della grande bellezza nella corsa agli Oscar. Il film racconta dell'amore assoluto e totalizzante tra Elise e Didier, outsider che, riconoscendosi nella loro diversità, decidono di unire le loro vite. Un sentimento vissuto appieno e incorniciato da un sottofondo musicale che accompagna la loro passione, momenti spensierati e anche gli eventi più drammatici. Una storia dove i protagonisti vivono all'estremo le loro emozioni senza mai tirarsi indietro. Da qualunque parte vieni, arrivi tu e puoi ricominciare da capo. È un paese per sognatori. Questa settimana in sala non solo novità, ma anche un atteso ritorno. Di nuovo sul grande schermo Principessa Mononoke, capolavoro dell'animazione giapponese firmato da Miyazaki. Appuntamento atteso da tutti gli appassionati per una pellicola che rappresenta elementi e caratteristiche tipiche di una cultura profonda ed evocativa come quella del Sollevante. Infine vi ricordiamo un altro evento interessante da segnare sul calendario. Su Iris, ogni domenica in prima e seconda serata, va in onda la magica atmosfera del cinema asiatico. Tra le pellicole più attese, Seven Swords di Tzu Ark, in onda l'11 maggio, capolavoro tra storia e azione che ha aperto la 62esima mostra di Venezia. Poi Bangkok Dangerous, da cui è stato tratto l'omonimo remake del 2008 con Nicolas Cage, e il film indiano Kama Sutra di Meera Nair, che mostra come le donne vivono l'amore in un paese difficile ma ricco di tradizioni come l'India. A voi tutti auguriamo una buona visione. Ed è tutto anche per questa puntata speciale dal Far East Film Festival di Udine. Io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Intanto vi lascio in compagnia del Domani Cinema di Christian Mascheroni. Arrivederci, anzi, sayonara! Siete pronti per una scorpacciata di nuovi titoli in arrivo sul grande schermo? Noi non vediamo l'ora di abbuffarci con il cinema di domani. Incominciamo dal primo, la divertente commedia Walk of Shame. La strepitosa Elizabeth Banks veste i panni di Megan Miles, un'ambiziosa cronista che è stata chiamata per un colloquio come Anchor Woman. Il sogno di una vita. Peccato che la donna decida di festeggiare questa grande opportunità la notte prima, nel cuore di una Los Angeles, dove si ritroverà a passare la notte con uno sconosciuto, ad essere rapinata e a correre per le strade della città senza soldi cellulare, nella speranza di arrivare all'appuntamento di lavoro. Un esilarante omaggio al celebre Fuori orario di Scorsese, che conta sull'istronica performance da star della bellissima e bravissima Banks. Per secondo invece vi proponiamo un film drammatico e toccante, che siamo sicuri commuoverà e farà riflettere il pubblico. Si tratta di Lullaby, un'intensa storia che vede il ritorno in famiglia di Jonathan,
giovane scavezzacollo che decide di rivedere suo padre, malato di tumore da diversi anni, perché quest'ultimo vuole praticare l'eutanasia entro 48 ore. Questa riunione si tramuterà in un viaggio attraverso i rancori del passato, ma soprattutto guiderà verso il ricongiungimento e la comprensione attraverso scelte difficili e atti di grande amore. Un tearjerker commovente che vanta un cast strepitoso, capitanato dalla rivelazione di On the Road Garrett Hedlund, e che vede i gloriosi Richard Jenkins, Jennifer Hudson e la pluricandidata all'Oscar Amy Adams. Infine, per il dessert, vi serviamo un piatto di paura, con quello che è considerato uno degli shocker movie più terrificanti dell'anno, Jezebel. Legata ad una sedia a rotelle dopo un incidente automobilistico, la giovanissima Jezebel va a vivere con il padre vedovo in Louisiana. Nella casa, la ragazza trova una videocassetta registrata dalla madre, prima di morire, che le preannuncia che dopo la visione sarà presa di mira da uno spirito maligno. Un thriller paranormale che attinge da The Ring per dare vita ad un incubo senza precedenti e ricco di suspense e brividi. Da non perdere d'occhio l'attrice, l'esordiente Sarah Snook. Buon appetito!